Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi, location completamente diversa dal solito, siamo all'interno di un parco qua a Bologna perché volevo... cioè oggi trattiamo di un argomento che si utilizza outdoor, di un mezzo di trasporto che si utilizza outdoor e mi sembrava veramente una cavolata registrare il video chiuso in casa. Cioè, per le cose che usi fuori è meglio fare una recensione all'aperto, no? Vabbè, detto questo, prima di iniziare col video, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate, condividete il video con tutti i vostri amici e qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram. Vi invito a seguirmi, se no mi trovate come Andotto Megapixel un po' su tutti i social. Detto questo, iniziamo. Allora, oggi, dopo ben 6 mesi che ce l'ho, trattiamo della mia opinione sui monopattini elettrici. Allora, io ho avuto il mio monopattino elettrico a settembre 2021. Non perché l'abbia comprato, ma perché l'ho vinto tramite una promozione che c'era con American Graffiti, se ricordo bene. E quindi a settembre l'ho ricevuto. Inizialmente, non conoscendo il mezzo, ero super gasato, ero convinto fosse la figata del secolo. Ma poi mi sono reso conto che ci sono un pochino di robine che non lo rendono così fighissimo. E oggi andiamo a trattare i punti a favore e contro questo mezzo di locomozione innovativo. Allora, partiamo da quelli a favore. È sicuramente positivo il fatto che sia elettrico, il fatto che sia pieghevole, il fatto che ti permette di portartelo un po' in giro, un po' ovunque. Dico un po' perché poi dopo tratteremo un lato abbastanza negativo che ho riscontrato. È anche positivo il fatto che comunque stia venendo regolamentato, quindi comunque non è più fuori legge o robe così, ma che comunque ci sono delle regole che adesso ti permettono di utilizzarlo in giro, pur comunque rimanendo tranquillo, diciamo, mettiamola così. Bene, per me però i punti a favore si esauriscono in questo momento, perché adesso vi voglio un attimo trattare dei punti che io ho riscontrato abbastanza problematici, almeno del mio monopattino, che è il Let's Go, e poi ha una cifra esorbitante dietro che, se mi ricordo, vi metto qua la schermata, però lasciamo stare, cioè nel senso non ha un nome su particolare, che è la versione barra fascia medio economica della serie Let's Go. Allora, i punti che io ho riscontrato decisamente sfavorevoli sono la sicurezza alla guida, composta da due tratti principali. Il primo è che io ero convinto che rispetto a un monopattino o comunque rispetto a uno skateboard che aveva le ruote più piccole, questo, avendo le ruote più grandi, ti permetteva di essere, diciamo, tranquillo, sicuro, nel senso che quando comunque beccavi un gradino lo saltava un po' come una bicicletta, in sostanza. Ecco, così non è, nel senso che ho potuto verificare a mie spese già svariate volte che nel momento in cui becchi un gradino o comunque un ostacolo, il monopattino ti si inchioda e tu, visto che sei sparato là in alto, non sei seduto, hai questa bellissima sensazione di venire catapultato giù di faccia, spaccandoti tutti gli incisivi in una botta sola. Vabbè, a parte questo, altro aspetto secondo me negativo è la frenata. Premetto, non ho ancora provato un monopattino con i freni a disco. Ho solo provato il mio, che ha dietro il freno a pedale e davanti al freno motore. Ecco, parlo della mia esperienza, che sia chiaro. Il freno a disco probabilmente funziona, probabilmente ti permette di salvarti la vita. Il freno a pedale e il freno a motore no, perché il freno a pedale in discesa non frena, cioè lo tieni premuto e comunque le ruote scorrono. Cioè rallenta un po', chiaro, però non ti fermi fisicamente, al massimo rallenti. Capite che in caso di emergenza io ho bisogno di infermarmi, non di rallentare, perché sennò a quel punto scendo. Invece il freno a motore davanti inchioda. Lui inchioda. Tu lo smuovi di mezzo millimetro dell'acceleratore per la frenata e lui inchioda la ruota. Di conseguenza, essendo ovviamente la ruota avanti, lì davvero ti catapulti. E già mi è già successo di venire lanciato in avanti e rischiando di cadere rovinosamente. Però vabbè, magari è la mia versione che, essendo economica, ha questo problema. Non ho idea. Ripeto, parlo per la mia esperienza. Secondo punto a sfavore legato alla mobilità, come vi dicevo prima, è dovuto al fatto del peso. Pesa questo monopattino, se ricordo bene, 15 kg, qualcosa del genere. E da chiuso non è così piccolo e leggero come me lo aspettavo. È veramente pesante e ingombrante. E quindi per me, che lo volevo utilizzare da casa alla fermata dell'autobus e dalla fermata dell'autobus a dove dovevo arrivare, portandolo in autobus per tutto il tragitto, da chiuso,
è veramente scomodo e a mio parere anche un po' pericoloso, perché l'ho provato a usare un paio di volte in autobus e la risultante è stata che il monopattino da chiuso sta in piedi, la ruota però sotto non è bloccata, quindi è flottante, di conseguenza nel momento in cui l'autobus fa le curve il monopattino tende a rotolare via. Tu ci sei aggrappato, probabilmente lo stai tenendo in mano, e quindi ti senti un peso che ti trasporta e devi opporre un po' di resistenza. Capite però che tu sei in autobus con una mano attaccata al palo per non volare per terra e con quell'altra tieni il manubrio del monopattino, non sei così tranquillo, cioè perlomeno io non mi sentivo tranquillo né sicuro quando faceva le curve l'autobus, e quindi ho bocciato questa idea. Per ora il monopattino lo sto usando, come oggi, per andare tipo da casa mia al ristorante, che ho usato tutto, per tutto il tragitto, e poi sono venuto qua al parco a registrare questo video, o per piccoli tratti tipo in giro attorno a casa mia. Però a quel punto è semplicemente un sostituto di farsi una camminata, praticamente non è un mezzo di locomozione come può essere la bicicletta. Sempre a questo fatto della sicurezza mi collego anche alla possibilità di ancorarlo a qualcosa. La bicicletta la puoi ancorare a un palo, la puoi ancorare alle rastrelliere, e bene o male più o meno ce l'hai, cioè nel senso è in sicurezza, nessuno te la ruba. Il monopattino, ragazzi, non ha un anello da poterlo fissare con la catena. Di conseguenza, tutte le volte che tu arrivi da qualche parte lo devi appoggiare. Sì, lo puoi più o meno assicurare con una catena, ma è roba che se uno ci si mette e la tira un attimo, la catena si sfila. Io ancora non ho trovato una soluzione che mi permetta di rendermi sicuro al 100% di poterlo ancorare in giro. Di conseguenza è sempre un chiudilo e trascinatelo dietro, che però col peso diventa ovviamente scomodo. Ultimo tratto che secondo me lo rende un mezzo carino, bello, ma non sicuro, è la visibilità notturna. Mi spiego meglio. Con i monopattini tu puoi andarci dopo il crepuscolo, quando inizia a fare un po' buio, basta che accendi le luci, che il mio monopattino ha. Peccato che queste luci sono sparate in avanti e in alto, cioè nel senso che io ce l'ho dopo, adesso vi metto una clip dove si vede, sono messe praticamente a livello del manubrio, non per terra. Di conseguenza sì, sono visibili per chi ti vede arrivare, ma non illuminano per terra la strada. Di conseguenza, ricollegandoci a quello che vi dicevo prima, se per terra trovi un ostacolo, tu con quella luce sparata in alto non lo vedi, e la ruota però ci si schianta contro e tu ti senti comunque sparato in avanti, è sempre lì. Quindi sì, bellino, però vi dico, più o meno il discorso per me si può concludere qua. Per l'autonomia non posso dirvi tanto, perché comunque bene o male per i tragitti che devo fare io la regge. Poi vabbè, io peso anche tanto, quindi comunque è più sotto sforzo rispetto alla gente che pesa di meno. Però sì, nel senso, io speravo di poterlo usare per arrivare tipo fino al negozio di modellismo e tornare indietro. Non ho abbastanza autonomia, cioè nel senso, arrivo al negozio di modellismo e poi dopo faccio sì e no mezzo chilometro per tornare verso casa perché la batteria è morta. Ok. E in generale sì, cioè batteria regge, ma fino a un certo punto. E quello che volevo praticamente in questo video, quindi io volevo più o meno raccontarvi la mia esperienza per quanto riguarda il monopattino, perché vi dico, inizialmente ero gasato come la merda e non sarei mai stato nella vita oggettivo a fare questa recensione, quindi ho voluto aspettare un po' di mesi per testarlo. Ora, dopo un tot di mesi, mi rendo conto che non è così bello e figo come me lo aspettavo io. Poi magari, ok, voi mi potrete dire nei commenti, ma hai preso la versione economica? Sì, c'è anche da dire questo, che io ce l'ho avuto gratis ed è per quello che l'ho voluto prendere. Ma se avessi dovuto spendere dei soldi per poi ritrovarmi una roba del genere che si intoppa e pesa tanto, è scomodo tutto il resto, sinceramente l'avrei rimandato indietro, probabilmente, ve lo dico. Quindi il fatto che io ce l'abbia così gratis mi permette di utilizzarlo, se no probabilmente l'avrei rispedito al mittente. E detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Che sia chiaro, non vuole essere una critica contro tutti i monopattini fanno schifo. Era più una mia esperienza, dovuta anche al fatto che penso possa essere utile a qualcuno che debba comprare un monopattino e magari vuole sapere un po' i pro e i contro di una persona come me, che sono comunque alto 1,92, peso se no 90 kg, e quindi comunque con un monopattino è comunque risicato lo spazio che è extra. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che possa essere utile per qualcuno che debba prendere un monopattino. Se è così, lasciatemi un bel like, commentate, fatemi sapere soprattutto sotto nei commenti la vostra opinione su quello che ho detto. Cioè potete anche smontarmi tutto quello che ho detto, dicendomi no, non capisci niente, io invece mi ci trovo benissimo, fa un sacco di cose di qua di là, di su di giù.
sono curioso, fatemi sapere la vostra opinione. Detto questo, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete il video con tutti i vostri amici. Spero che possa essere veramente utile questo video, perché ci tengo, cioè nel senso, quando l'ho fatto, l'ho pensato, è stato fatto per essere utile a qualcuno. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video.